alla presenza di personalità civili, militari e religiose. Oggi si ricordano i nostri fratelli caduti in mare, in una città in cui il porto ha sempre dato tanta felicità e ricchezza, ma anche tanto dolore. Ma questo è un atto dovuto che l'amministrazione, che la città intera deve ai suoi figli che sono caduti in mare per il lavoro, per lo sviluppo e per la crescita di questa città. Questi non sono caduti semplicemente e debbono essere ricordati dai familiari, soprattutto io dico dai familiari, ma da tutta la città, perché loro con il loro contributo, con il loro grosso sacrificio di stare in mare e di essere per mare per quasi buona parte della loro vita lavorativa, a loro bisogna dare questo riconoscimento. Questo è un momento in cui tutti ci dobbiamo avvicinare e accomunare a questi momenti che sono di ricordo e di pensare che questa è sempre una crescita per la nostra Marineria di Mazara, anche se attualmente soffre un momento difficile non solo per una crisi mondiale ma anche per una crisi strutturale che la Marineria di Mazara presenta allo stato attuale. Grande commozione oggi nei volti dei presenti. Sì, i ricordi fanno fare balzi all'indietro ricordando momenti particolari e difficili, quindi la commozione è il comune denominatore che ognuno di noi può rappresentare e sentire in questi momenti. Per i nostri fratelli caduti, presente!